Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Oggi ci troviamo nel centro di calcolo di meteorologia e clima della ricerca sistema energetico. Proprio qui vengono elaborate le nostre previsioni meteorologiche. Cosa accadrà nelle prossime ore sul nostro territorio orobico? Diciamo che avremo ancora l'influenza dell'anticiclone che ci proteggerà dalle perturbazioni, con una tendenza anche a un graduale aumento della temperatura, però soprattutto nella giornata di domenica avremo la possibilità nel corso del pomeriggio di occasionali temporali che saranno più probabili proprio sui nostri rilievi orobici più settentrionali, che poi però nel corso del pomeriggio sera tenderanno anche a propagarsi all'altopiano di Clusone e alla media Val Seriana, mentre faticheranno ad arrivare fino alla bassa Val Seriana e a Bergamo. Pertanto avremo una giornata domenica in compagnia del bel tempo, soprattutto al mattino, poi nel corso della giornata avremo annuvolamenti a carattere cumuliforme che via via porteranno a questa instabilità e a locali acquazzoni temporali sui nostri monti, e che questo è un po' il classico tempo che abbiamo sulle orobie nel periodo estivo. Cosa accadrà la prossima settimana? Saremo praticamente in una zona di convergenza fra aria più calda proveniente dai quadranti meridionali e saremo ancora lambiti da dell'aria più fresca proveniente invece dal nord Atlantico. Quindi non sono previste delle ondate di calore molto intense, cosa che invece accadrà nella zona del centro-sud dell'Italia, dove addirittura le temperature saranno prossime ai 40 gradi. Le temperature sul nostro territorio per la prossima settimana potranno raggiungere anche localmente i 30 gradi, ma difficilmente andranno oltre questa temperatura, con temperature minime comunque al di sotto dei 20 gradi, quindi una temperatura gradevole, piacevole per essere nel periodo estivo. Cosa accadrà nella giornata di lunedì? Lunedì avremo una certa variabilità, sebbene in un contesto prevalentemente soleggiato, ma al classico nel pomeriggio arriveranno le nuvole e locali acquazzoni potranno bagnare i nostri monti. Martedì avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con una tendenza ancora a una maggiore variabilità nel corso del pomeriggio, temperature a Clusone comprese fra i 27 e i 28 gradi. Mercoledì qualche nota di instabilità atmosferica in più potrebbe accadere sul nostro territorio, quindi classica giornata estiva sul nostro territorio, bel tempo al mattino e qualche acquazzone al pomeriggio. Quindi vedete che cambierà poco nel corso della settimana. Avremo sempre delle mattinate belle e soleggiate, nel corso del pomeriggio invece tenderà a esserci questa instabilità di tipo termoconvettivo, quindi dovuta proprio al forte irraggiamento solare e qualche acquazzone, ma poi in serata chiaramente il tempo, quando il sole poi cala, tende decisamente a migliorare fino a cieli sereni e stellati di notte. Nella giornata poi di giovedì avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso, con una tendenza a una maggiore stabilità atmosferica, quindi dovremmo essere risparmiati anche dagli acquazzoni pomeridiani, con temperature anche in questo caso in aumento, con punte anche di 28-29 gradi nella città di Clusone, 30-31 gradi a Bergamo. Venerdì ancora prevalenza di bel tempo, però attenzione perché poi probabilmente sabato potrebbe passare una lieve perturbazione a portare però un pochino più di subbuglio meteorologico sul nostro territorio, quindi con possibili temporali nella giornata di sabato e domenica. Servono ulteriori conferme dai nostri modelli fisico-matematici proprio per vedere se ci sarà questa evoluzione con una tendenza appunto a una maggiore attività temporalesca per il prossimo fine settimana. Quindi direi un tempo classico estivo sul nostro territorio un po' per tutta la settimana. Nessuna onda di calore eccessiva, temperature fra i 28 e i 30 gradi, piacevoli e gradevoli anche in serata al primo mattino, con qualche locale temporale nelle ore centrali della giornata. Quindi un'estate, diciamo, media, nella media stagionale e quindi anche piacevole. Per il meteo è tutto, dalla sala meteo, elaborazioni meteo di RSE, a voi la linea.